Andiamo. Rappresentanze a posto, rappresentanze attenti, onore ai caduti. Dio nostro Padre, ti preghiamo per tutti questi caduti della Prima Guerra Mondiale, di cui quest'anno ricorre il centenario della morte. Il sacrificio delle loro vite, offerto per difendere i valori della libertà dei popoli, è stato qualcosa di molto prezioso ai tuoi occhi, anche se è stato il frutto amarissimo del non rispetto delle tue leggi di giustizia, di fratellanza e di perdono. Ti preghiamo di dare un posto glorioso nel tuo regno a tutte queste vittime delle discordie umane. E a noi qui presenti di sentire il grave obbligo di fare tutto quello che è ragionevolmente possibile per evitare ogni guerra, di non rispondere con il male al male e di edificare la pace fra tutti i popoli. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Rappresentanze, riposo. Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Vi porgo il saluto dell'amministrazione comunale di Paluzzo. Vorremmo ringraziare chi ha curato questa mostra che adesso andiamo ad inaugurare. E sono l'assessore Piermario Flora, Bironco Alessio, Maieron Francesco, Menti Stefano e De Franceschi Edda. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione l'archivio comunale di Paluzza, ma dobbiamo ringraziare anche la collezione privata Mauri Napoli e il signor Mauro Unfer per averci donato dei documenti originali che vedrete esposti. Questa mostra è stata possibile anche grazie all'intervento e al patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Uti della Carnia, della Società Filologica Friulana, del gruppo Anna Palpicolo e l'Associazione Amici delle Alpi Carniche. Andremo a parlare non solo di soldati, ma anche di popolazione, delle nostre donne, le portatrici carniche, e non da ultimo ricordare i tragici fatti dei fucilati di Cercivento. E qui abbiamo anche il nostro collega amministratore Luca Boschetti. Vi voglio leggere solo due righe di una lettera di Dionisio Tassotti, abitante di Paluzza, soldato impegnato sul fronte carsico, per capire il perché del titolo Speriamo di ritornare. 23 settembre 1917. Cara madre, vi scrivo questa mia cartolina facendovi sapere il mio stato di buona salute e simile spero di voi. Come vi scrissi l'altro ieri, anche ho ricevuto il vaglia di 10 franchi che mi avete mandato. Saprete che siamo ancora in riposo e speriamo di stare ancora. Dunque, cara madre, speriamo bene.
e presto concluderanno qualche cosa che sarebbe ora da terminarla. Sperate sempre bene, come spero io che Dio mi darà la grazia di farmi ritornare a casa da voi sano e salvo. Dunque per ora non mi allungo di più, solo vi mando i più affettuosi saluti e baci e arrivederci presto. Vostro figlio Don Dionisio. Adesso, prima di passare al taglio del nastro, lascio al curatore Alessio Di Ronco due parole. Ringrazio, assessore, per le parole dette. Innanzitutto vorrei ricordare che non siamo l'unico collaboratore, ma ci sono tutto un gruppo numerosissimo di volontari e di persone della comunità di Paluzza appassionate e dedite al ricordo e alla memoria. Ci è sembrato doveroso, a 100 anni dai fatti della Grande Guerra e all'interno di tutti gli eventi relativi alle commemorazioni per il centenario appunto della Prima Guerra Mondiale, che anche il Comune di Paluzza, l'intera comunità, potesse avere una mostra, un momento di raccoglimento attorno a quelli che furono i fatti della Prima Guerra Mondiale. Noi curatori, tutti noi curatori, abbiamo voluto focalizzare l'attenzione principalmente su quelli che furono i fatti dei soldati di Paluzza e della popolazione di Paluzza. Questo ovviamente in un'ottica più regionale e nazionale. Il nostro fronte, il fronte di Paluzza, il fronte di Timau, di Cleolis, delle montagne, dei rilievi montuosi attorno al nostro comune, furono degli scenari più tragici, importanti e terribili della Prima Guerra Mondiale. Ricordiamo solo il periodo dell'occupazione austro-ungarica nei nostri territori, prima fra tutti a Timau e Cleolis, come ci viene ricordato in molti diari dei preti di allora. Ricordiamo solo Notita Buffon, dopo Rizzizzo, solo per citarne alcuni che ritroverete all'interno della mostra. La mostra vuole ricordare appunto i soldati e la popolazione civile. Siamo partiti dalle carte originali dell'epoca tratte dall'archivio storico del comune di Paluzza. Abbiamo fatto un lavoro di ricerca e selezione di queste carte, quanto il materiale molto ricco, variegato e molto importante, non solo per gli appassionati ma anche per gli storici, per gli studiosi e via dicendo. All'interno della mostra troverete varie sezioni, ad esempio relativa al periodo dell'occupazione, come già detto, ma anche alla profuganza. Molti nostri concittadini del tempo furono costretti a scappare, a diventare profughi a causa appunto dell'invasione austro-ungarica. Ci saranno sezioni dedicate ai soldati, alla vita in trincea, alla popolazione di Paluzza, come viveva durante quegli anni. Vorrei concludere con un doveroso e prezioso riconoscimento e applauso all'intera comunità di Paluzza, che si è prodigata per farci avere fotografie, documenti, anche solo una piccola cartolina, dei cimeli. Devo ricordare e ringraziare quello che voi tutti conoscete come Nello per averci dato una serie importantissima di cimeli relativi alla sua famiglia e alla Prima Guerra Mondiale. Concludendo, ringrazio di nuovo tutti i volontari che si sono prodigati per l'allestimento di questa mostra molto importante, non solo per il locale ma per il regionale e per il nazionale intero. Ricordo Francesco, ricordo Adelio, voglio ricordare Silvio che ci hanno aiutati, Elda e tutti gli altri, Stefano. E non ultimo, per ordine di importanza, anche se mi era stato detto di non citare perché volevo mantenere l'anonimato, ma io lo farò arrabbiare, è il nostro assessore per Mare e Flora, che voi tutti conoscete come Baldo, che io devo veramente ringraziare in quanto è stato un motore e un generatore di idee e di passioni per l'allestimento di questa mostra, che non è dell'amministrazione comunale, ma è dell'intera comunità di Paluzza e per tutti quanti vorranno dare un ricordo e una commemorazione non solo per i nostri caduti, ma per tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale e più in generale di tutte le guerre. Vi ringrazio e restituisco la parola all'assessore. Grazie. Ci rechiamo per il taglio del nastro qui a fianco.
state in finestra, ok? Immagino che sì, così, per sapere come capirci. Thank you.
Yeah.
Grazie.